Riepiloghiamo i concetti fondamentali dell'esperimento di Michelson e Morley. Innanzitutto, perché fu realizzato? Per mettere in evidenza il vento d'etere che investiva la Terra e misurare anche la velocità di questo vento d'etere che ci si attendeva fosse di 30 km al secondo. Infatti, dall'aberrazione stellare di Bradley si sapeva che l'etere era fermo nel sistema solare, quindi la Terra si muoveva attraverso l'etere alla velocità di 30 km al secondo. Dal punto di vista della Terra, era l'etere a venire incontro a 30 km al secondo, che appunto è il vento d'etere. Immaginiamo di porci in questo momento dell'anno, con la Terra che sta andando verso destra a 30 km al secondo, dal punto di vista della Terra è l'etere che viene verso sinistra. Questa è la situazione sperimentale. Il raggio di luce monocromatica, qui disegnato in colore verde, che corre lungo il braccio 1, viaggia parallelamente al vento d'etere, con velocità c-v all'andata, cpv al ritorno, e si può calcolare che il tempo di andata e ritorno di questo raggio vale gamma al quadrato per delta t, dove delta t, 2d su c, è il tempo che impiegherebbe il raggio in assenza di vento d'etere, cioè se il vento d'etere non ci fosse. L'altro raggio, il raggio numero 2, viaggia perpendicolarmente al vento d'etere, con questa velocità sia all'andata che al ritorno, e il tempo che impiega a fare andata e ritorno è gamma delta t. Quindi questo raggio qui colorato in blu impiega un tempo minore rispetto al raggio colorato in verde. Cioè il raggio colorato in verde impiega un tempo maggiore, delta t1 maggiore di delta t2. A causa dei diversi tempi di viaggio, i due raggi qua producono una certa figura di interferenza sullo schermo, trattandosi di due onde monocromatiche che viaggiano sfasate l'una rispetto all'altra. La cosa importante viene ora, viene quando noi ci chiediamo che cosa dovrebbe succedere ruotando l'apparecchio di 90 gradi. Il vento d'etere viene sempre da destra verso sinistra. Ora l'apparecchio è ruotato, la sorgente non si trova più a sinistra, ma la sorgente di luce monocromatica è stata messa in alto. Il raggio 1 colorato in verde sta qua e il raggio 2 colorato in blu, eccolo. Quindi tutto l'apparecchio è stato ruotato in senso orario di 90 gradi. Il raggio verde, cioè il raggio 1, che prima viaggiava parallelamente al vento d'etere, adesso viaggia perpendicolarmente al vento d'etere. Viceversa, il raggio 2, il raggio blu, che prima viaggiava perpendicolarmente, adesso viaggia parallelamente al vento d'etere. Quindi adesso è il raggio 2 che impiega più tempo, questo tempo qua, perché viaggia parallelamente al vento d'etere, e invece il raggio 1, il raggio colorato in verde, impiega meno tempo. Quindi adesso il raggio 1, delta t1, impiega meno tempo del raggio 2, delta t2, cioè il contrario di quello che accadeva prima. Questo comporta che se prima lo sfasamento tra le due onde monocromatiche era di una certa entità, adesso lo sfasamento è cambiato, perché sono cambiati i tempi di viaggio dei due raggi rispetto a prima. Quindi adesso c'è un altro sfasamento e quindi l'interferenza deve cambiare il suo aspetto. Cioè le due figure di interferenza devono essere diverse. Questa figura di interferenza deve cambiare quando uno ruota l'apparecchio di 90 gradi. Era questo il senso dell'applicazione virtuale in cui ruotando l'apparecchio sarebbe dovuta cambiare d'aspetto la figura di interferenza, cosa che invece, come vediamo, non accade mai. Invece di ruotare l'apparecchio di Michelson e Morley, la figura di interferenza doveva cambiare anche per un altro motivo. Per esempio, aspettando 3 mesi di tempo, la Terra si sarebbe spostata di un quarto di giro lungo la sua orbita intorno al Sole, e quindi se prima avvertiva un vento d'etere da destra verso sinistra, in direzione contraria al suo moto, adesso dovrebbe avvertire un vento d'etere dall'alto verso il basso, perché ora la Terra sta andando verso l'alto. E l'effetto dovrebbe essere identico a quello di ruotare l'apparecchio di 90 gradi. Qui l'apparecchio non è stato ruotato, ma in pratica è stato ruotato il vento d'etere. Mentre prima l'etere spirava nella direzione del braccio del raggio 1, quindi del braccio colorato in verde, adesso l'etere spira nella direzione del braccio 2, che è quello colorato in blu. Dunque, in conclusione, o aspettiamo 3 mesi, così il vento d'etere ruota di 90 gradi, oppure ruotiamo l'apparecchio di 90 gradi. E gli effetti dovrebbero essere gli stessi, cioè una modifica della figura di interferenza. Una modifica della figura di interferenza.